Verso il giudizio definitivo, l'ex governatore della Calabria ed ex sindaco della città di Reggio, Giuseppe Scopelliti, sotto accusa, nelle vesti di sindaco di Reggio per peculato e abuso d'ufficio, è condannato in appello a 5 anni di reclusione perché avrebbe cooperato nella gestione dissennata dei conti economici del municipio reggino, orchestrata da Orsola Fallara, l'allora dirigente del settore finanze. Orsola Fallara, morta suicida ingerendo acido muriatico nel dicembre 2010, proprio nelle settimane cruciali dell'esplosione dello scandalo che la travolse anche mediaticamente. Saranno i giudici supremi della quinta sezione penale, il 4 aprile, ad occuparsi del ricorso avanzato dalla difesa di Giuseppe Scopelliti e dei tre revisori dei conti del comune di Reggio Calabria, Carmelo Stracuzzi, Ettore Ruggero De Medici e Domenico D'Amico, che sono stati condannati in appello a 2 anni e 4 mesi per aver avuto la responsabilità di avallare i conti economici di Palazzo San Giorgio, che presentavano anomalie e giganteschi ammanchi di cassa. Il processo sul caso Fallara è quindi già alla vigilia dell'ultimo grado di giudizio per mettere la parola fine sulla delicata vicenda giudiziaria degli ammanchi nelle casse del comune, di cui l'allora dirigente del settore finanze, Orsola Fallara, era la domus, come dichiarato in più occasioni dagli inquirenti e come si legge nelle motivazioni delle sentenze di Tribunale e Corte d'Appello di Reggio Calabria.